Al Capranese si prevedeva spettacolo e così è stato. Spoltore batte Paterno per 3-1. Una gara viva ed emozionante fino al 95esimo. Si comincia subito con gli ospiti che si fanno pericolosi con Stornelli al minuto 7° del primo tempo, ma De Torre blocca senza particolari problemi. E allora ci prova Sborgia a scuotere i suoi. Doppia conclusione, al minuto 12° smanaccia Ranalletta e al 15° il suo tiro si perde sulla traversa. Al 18° minuto Di Pentima prova a cercare il gol della domenica direttamente da calcio d'angolo, palla sul fondo. E allora ci prova Cabanies a scardinare la difesa ospite. 22° tiro a fil di palo. Si rifà vivo il Paterno al minuto 26°, ma Iaboni di testa schiaccia troppo, facile De Torre. Bellissimo il gesto tecnico di Ranieri alla mezz'ora, la sua sforbiciata però termina nettamente sul fondo. Ma il cinghio di Taranto sblocca la gara dopo 6 minuti. Dalla bandierina Di Pentima, perfetto il suo traversone per la testa del centravanti pugliese che firma l'1-0. Passano 4 minuti e Ranieri potrebbe raddoppiare. Micidiale contropiede Grassi Cabanies per il centravanti, ma la conclusione si perde sul fondo. Avvincente anche la ripresa, ci prova subito il Paterno con Albertazzi su calcio di punizione. De Torre risponde presente. E al minuto 50° potrebbe pareggiare il Paterno. Dintino, fino a quel momento il migliore in campo dei suoi, commette un fallo ingenuo su Stornelli. Non ci sono dubbi per D'Adamo della sezione di Vasto, calcio di rigore. Si incarica della battuta Tabacco, ma un super Fabrizio De Torre respinge. Passano 3 minuti e Ranieri trova il raddoppio, ma il direttore di gara vanifica tutto. E allora sempre lui, il centravanti pugliese, trova il raddoppio regolare questa volta al minuto 56° su un perfetto traversone di Grassi. Brivido in area dello spoltore al 65° su un piazzato calciato da Albertazzi. Dintino dopo pochi minuti manca il tapin vincente davanti a Ranalletta. 80° ci prova Bordoni direttamente sul calcio di punizione. 85° Mastroianni ci prova solo davanti al tettore, ma il suo tocco è troppo debole. A un minuto dalla fine Cordisci impegna De Torre che manda in angolo. E al 92° si riapre la gara con il Paterno che inverrete con Mastroianni, ma i padroni di casa reclamano per una presunta carica su De Torre ed è proprio il portiere di casa a protestare maggiormente con il direttore di gara e il suo assistente, che però rimane irremovibile. Spegne le polemiche invece Bordoni al minuto 94° con un gran destro che si infila all'incrocio dei pali e le emozioni finiscono qui. Ora la parola ai due allenatori. Ringraziamo per le immagini Marco Maselli. Donato Ronci, oggi volevo i 3 punti, questi 3 punti sono arrivati al termine di una partita non semplice comunque per lo spoltore. Assolutamente, affrontavamo una squadra forte, una squadra che veniva per un risultato positivo, ma io questo lo sapevo, è una squadra molto fisica che fa della fase difensiva la propria forza. Dicevo che scardinarli non era semplice, ci siamo riusciti, abbiamo fatto un bel gol, abbiamo fatto il secondo gol, secondo me è regolarissimo, non ho capito perché ci è stato annullato dopo il gol, non il momento in cui c'è stato il colpo di testa di Sabatini. E poi da lì c'è stato l'episodio del rigore e meno male De Torre è stato bravissimo e poi siamo stati bravi a fare il secondo gol. Poi c'è stata la situazione finale, non ho capito se era carica il portiere o meno perché c'era confusione, tante persone in aria, però poi siamo stati bravi perché veramente oggi volevamo i 3 punti a tutti i costi e voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, chi è entrato, chi non è entrato, perché veramente avevamo grandi problemi in difesa perché su 4 centrali ne avevamo 2 fuori, però i ragazzi hanno fatto una gran partita anche di qualità quando ripeto un avversario forte. Benissimo, grazie mille mister. Grazie.
Mister Antonio Torti, una sconfitta, però siete stati in partita e poi sull'1-0 avete sbagliato quel rigore che poteva dare un'altra piega alla gara. Sì, poteva cambiare le sorti della partita, poi il rigore sbagliato, abbiamo fatto un errore in uscita, loro hanno fatto il 2-0. Niente, poi c'è stato il 2-1, però ecco, sicuramente il rigore quando l'abbiamo sbagliato poi ci ha condizionato molto. Di fatto poi lo Spoltore ha meritato di vincere, anche se noi ecco, siamo rimasti sempre in partita, però loro hanno fatto bene ed è giusto che hanno vinto. Benissimo, grazie mille.